Riggio e buon anno mister. Ciao. Torna finalmente il campionato, le chiedo che Lazio si aspetta di vedere domani a Lecce. Ma sai, sono di fronte a un qualcosa che perlomeno a mio ricordo personale non era mai successo, se non per il lockdown, quindi situazione strana. E le reazioni che possono avere le squadre in questa fase di rientro non è facilmente prevedibile, l'abbiamo visto anche nei campionati stranieri, risultati strani, Paris Saint Germain che prende 3 gol, perde, Tottenham che perde, Chelsea e fa fatica a Nottingham Forest, Barcellona e pareggia anche a San Espagnol, ci sono tutta una serie di risultati che ci lasciano intravedere le grandi difficoltà che ci sono in questo primo approccio al rientro. Sarà il 7° precedente assoluto tra lei e mister Baroni, il primo risale al lontanissimo Carrarese San Giovannese, era il 2003. Le chiedo quali sono le minacce del suo Lecce? Squadra di buon livello d'aggressività ma che rimane ordinata e quando è in possesso di palla ha anche delle discrete qualità di palleggio. Una squadra che si vede palesemente è una squadra che ha tanto lavoro addosso, ripartenze di alto livello, è una squadra che con le squadre d'alta classifica è rimasta in partita con tutti, con qualcuno addirittura ha vinto, con qualcuno ha pareggiato e quando ha perso tipo Inter al 96esimo, quindi è una squadra da tenere in grandissima considerazione. Mister, buon pomeriggio e buon anno anche da parte mia, volevo chiederle due cose. Paolo Ciricola, Radio. Volevo chiederle due cose. La prima, nei tanti dubbi, le ribalto la questione, ci sono però delle certezze? Ma sai, abbiamo qualche giocatore che lascia la sensazione di essere in un buon momento di salute fisica e mentale, altri giocatori chiaramente hanno storie diverse che stanno ricercando una condizione. Speriamo l'approccio sia di buon livello. Il nostro limite è sempre stato la non continuità nelle sensazioni mentali e poi ti determinano anche l'approccio fisico e ti determinano anche l'approccio tattico, perché è una squadra che mentalmente è un po' passiva, non può avere un grande aspetto tattico e un grande aspetto fisico. Questo è sempre stato il nostro limite, l'abbiamo contenuto negli ultimi tempi ma non l'abbiamo ancora azzerato, quindi un minimo di preoccupazione ci può nascere da questo. Poi qualche giocatore sta molto bene, cioè. Chiederle, nell'anomalia del periodo c'è anche il mercato aperto, che non credo che sia una cosa che le piaccia particolarmente. Non so se per noi è aperto o no, non ne ho ancora nessuna idea. Il nostro presidente sta impegnato in qualcosa di più importante negli ultimi tempi e poi da fine dicembre si è preso qualche giorno di stacco, di vacanza, quindi quando rientra ne parleremo, ma non penso che ci siano grandi possibilità di migliorare la squadra, si può rendere più organica la rosa, ma miglioramento dei valori assoluti la vedo dura per tutte. Le integro la domanda però, visto che lei in chiusura ci aveva detto qualche ideuccia, ce l'ho, un paio di idee ce l'ho. Ma io ce l'ho sempre. E in questo magari ci possono essere delle situazioni che rimbalzano dall'esterno e che possono invece un po' ledere l'armonia dell'interno, cioè le dico chiaramente, ma tante sai, voci su Luis Alberto. Ma parlate un giorno sì, un giorno no di Milinkovic Savic e Luis Alberto, è chiaro che è andata a ledere l'armonia, ma è un problema vostro, io non ci posso fare niente. Se no farvi anche telefonata minatoria, ma non rientra né stile nelle mie caratteristiche, cioè, non ci si può fare niente in queste cose e quindi bisogna andare sull'intelligenza dei giocatori, non farsi influenzare dalle voci dall'esterno, cioè, io leggo sempre Luis Alberto vuole andare via perché non va d'accordo con l'allenatore. Io sono arrivato via a luglio 2021 e Luis Alberto non venne in ritiro perché voleva la cessione. Quindi è una situazione che io ho ereditato, non ho certamente creato. Però poi Luis, nonostante poi in tutti i mercati manifesti questa sua voglia di tornare in Spagna, è anche comprensibile sotto certi punti di vista. Poi alla fine è sempre rimasto e c'è sempre da apporto. Quindi. Stefano Ceri, Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio e buon anno, mister. Io le volevo chiedere
Cos'è stata la cosa più difficile in questi quasi due mesi di sosta? Lei ha detto una situazione anomala, che a parte nel caso del lockdown, che però era un discorso più particolare. Qual è stata la cosa più difficile da affrontare? E poi le volevo chiedere anche come ha trovato i due giocatori che invece hanno fatto il mondiale in questo periodo, sia a livello fisico ma soprattutto a livello psicologico. L'aspetto difficile è non avere competizioni per più di 50 giorni, e quindi è chiaro, è tutto quello, e poi cercare di simulare ha sempre una valenza non massimale, è chiaro, non essendoci punti in palio, non essendoci competizioni in breve periodo, diventa tutto molto più complesso. E poi chi rientra al mondiale, penso che qualche ripercussione, o in positivo o in negativo, ce l'hanno tutti. Prima di tutto per il dispendio di energie mentali, di energie nervose, che penso tutti i ragazzi che vanno in campo per una nazione alla fine spendono. E poi il mondiale è vinto da una squadra, quelli che tornano da quella squadra possono essere anche galvanizzati in senso positivo, gli altri è chiaro che sono tutti un po' delusi. Quindi i nostri due hanno in questo momento queste caratteristiche, hanno da smaltire questa stanchezza emotiva forte che hanno avuto, e un pizzico di delusione, come c'è in tutte le squadre che non hanno vinto. E in più Sergio è tornato anche un po' acciaccato, e quindi ha avuto anche problematiche di carattere fisiche. Sembrano in evoluzione positiva tutte e due, ma non sono due giocatori in questo momento al 100% sicuramente. Buongiorno mister, Fabrizio Patania del Corriere dello Sport. Ciao. Ha parlato di Milinkovic, volevo sapere invece a che punto è Immobile, che aveva avuto i suoi problemi fisici, ha recuperato, a che punto è? E poi l'altra domanda, era stato molto critico prima della sosta sul mondiale invernale, volevo sapere se l'ha visto, che impressione ha avuto da lontano, se non l'ha visto assolutamente, che cosa lascia questa esperienza? Che vuole lasciare un mondiale? Il 13 di novembre erano tutti a giocare nelle competizioni nazionali, il 18 c'è stata la prima partita del mondiale, quindi cosa voi abbiano lavorato queste squadre per... ho visto poco, e che poco ho visto un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre, come è normale sia in questo tipo di situazione. Quindi non penso che lasci assolutamente niente, se non una grande pubblicità per il Qatar, però dal punto di vista calcistico penso lasci poco. Immobile ha un percorso diverso, non ha fatto il mondiale, quindi ha avuto un lungo periodo di lavoro, ha risolto i problemi fisici e sembra in grande crescita di condizione, non al top ancora neanche lui, però in grande crescita di condizione. Buongiorno Sarri, Giovanni Lagnina, calcio d'autore, auguri buon anno. Le volevo chiedere se è soddisfatto di questi punti in classifica, i 30 punti della Lazio, e in questa prima parte del campionato, adesso ne inizia un altro, come giustamente diceva lei, e poi le faccio subito un'altra domanda: come sta la squadra fisicamente, dato che, come lei ha sottolineato, insomma, gli squilibri di questa sosta sono evidenti in tutta Europa? Grazie. Ma due punti di media partita penso siano tanta roba. E è chiaro che per il momento lasciano il tempo che trovano, c'è da proseguire su questi livelli cercando di mantenere queste medie, che ci potrebbero garantire poi alla fine una classifica importante. Non sarà facile, perché come in tutte le stagioni il girone di ritorno sarà sempre molto più difficile rispetto al girone d'andata, e quindi è più facile lasciare punti da tutte le parti, perché le partite incominciano ad avere un peso specifico diverso. Però bisogna provarci in tutti i modi a mantenere queste medie molto, molto elevate. Ma sai, la squadra come sta fisicamente è di difficile valutazione. A livello di testa la squadra sta bene, però io penso sia impossibile suddividere l'aspetto mentale dall'aspetto fisico, perché una squadra con forti motivazioni ha sempre delle prestazioni fisiche nettamente superiori a una squadra con meno motivazioni, a una squadra meno determinata, indipendentemente dai test asettici che vengono fatti. Quindi ritengo molto più importante rientrare in campionato con la testa che funziona al 100% e non con le gambe che funzionano al 100%.
Salve mister, Daniele Rocca Il Tempo. Io le volevo chiedere della difesa. La Lazio ha subito 5 gol nelle prime 11 di campionato e poi ne ha presi 6 nelle successive 4. Poi c'è stato la pausa e i 5 gol presi durante le amichevoli. Le chiedo come si spiega la flessione, se ci sono degli errori ricorrenti e in che cosa deve crescere ancora la fase difensiva per tornare a essere il punto di forza che era stato nella primissima parte di stagione. Grazie. Che noi si possa pensare di passare da 58 gol subiti a con quella media lì veniva fuori 18 gol tutta la stagione, era impossibile, e quindi penso che i numeri si stanno assestando su livelli normali e sicuramente il periodo di perdere solidità ci metterebbe in grandissima difficoltà, perché senza solidità una classifica importante è impossibile. Può fare 150 gol, ma se ne prendi 60 la classifica sarà sempre una classifica medio-alta, ma non altissima. Quindi è un qualcosa su cui dobbiamo tenere la testa, dobbiamo rifletterci, dobbiamo applicarci, perché se perdiamo solidità siamo finiti a livello di ambizioni. Salve mister, buon anno. Andrea Iustro in Lazio Press. Ci sta qualche giocatore di cui si aspetta un cambio di marcia rispetto alla prima parte di stagione? Ma sai, tutti nuovi vanno a pagare qualcosa nei primi mesi, soprattutto ragazzi che vengono dall'estero, è chiaro che pagano qualcosa. È successo sempre, è successo in passato. Ho visto 4 mesi di difficoltà di Platini quando arrivò in Italia, quindi succede un po' a tutti, quindi tutti questi ragazzi possono cominciare a darci molto di più, a fare molto meglio a livello individuale, un po' tutti, chi è giovanissimo e quindi può crescere in maniera esponenziale, chi viene da un altro campionato e quindi si può assestare e cominciare a rendere come rendeva in precedenza. Abbiamo diverse situazioni. Salve mister, buon anno ancora. Valerio Marcangeli, Il Messaggero e CittàCeleste.it. Io volevo chiederle se secondo lei ci saranno difficoltà per la sua squadra nell'esprimere il suo gioco sul terreno del Via del Mare, perché insomma finora non è sembrato tra i migliori in questa Serie A, e poi se ha avuto modo di vedere i progressi dell'Olimpico. No, non ho avuto modo di vedere i progressi dell'Olimpio, ho visto un report che però mi hanno consegnato stamani, lo leggerò nei prossimi giorni, perché è un report abbastanza consistente, anche se io credo pochissimo in questi report, perché se te reggi report sui campi sintetici sono strepitosi. Peccato che siano commissionati sempre dai fabbricanti d'erba sintetica, quindi, e quindi voglio vedere con l'occhio. Ma il terreno di Via del Mare non lo so, ho visto qualche immagine in televisione, non sembra di grandissimo livello, ma questo è un qualcosa che nel campionato italiano purtroppo ti deve aspettare sempre e comunque. Eravamo i top del mondo, siamo il terzo mondo. E questo nel giro di 20 anni penso sia una bella impresa. Con quest'ultima considerazione vi ringrazio. E...